al congresso di Radicali con Rosario Scognamiglio, che fa parte dell'associazione Radicali per la Grande Napoli, e ha fatto, questo qua è il tuo primo o il secondo intervento? Il primo intervento al congresso? Sì, è il primo intervento, che se non è il primo congresso. Insomma, lavora con noi a Napoli, anche io faccio parte dell'associazione per la Grande Napoli, non è un mistero, e proprio ieri parlavamo, insomma, di alcuni argomenti, e volevo saperne proprio che cosa ne pensava dei temi che erano stati affrontati all'interno delle commissioni. Allora, di erano temi importanti della tutta la logica radicale, che è giusto presentare, è giusto di sottolineare, ed è giusto continuare in quella direzione di lotta, in quella direzione di azione politica. Però, dato che Marco Pannella ha detto Radicali Italiani, che non esistono mali insuperabili e che non si coglie l'urgenza, io credo che Radicali Italiani, se voglia comunque ritornare all'interno di un dibattito di politica, della politica nazionale, ha tutta l'urgenza di affrontare anche tematiche come la riforma della scuola e le riforme istituzionali, principalmente quella che sta cogliendo in questo momento il Senato. Sulla scuola, ovviamente, la linea da seguire può essere tranquillamente quella tracciata tanto tempo fa già da Salvemini, che è uno dei nostri padri ideali. Quello sul concetto della scuola laica, che non era solo una scuola anticlericale, ma era una scuola effettivamente scevra da ogni indottrinamento nozionistico. La problematica è proprio questo, che tutte le riforme della scuola che si sono succedute negli anni repubblicani hanno solo tracciato, diciamo così, hanno solo modificato quello che è l'assetto amministrativo della scuola, ma non sono mai andati a cogliere, a riformare i metodi di insegnamento. È un insegnamento riformato sulla struttura dove il docente riesca ad insegnare all'alunno che cos'è il pensiero critico, piuttosto che indottrinarlo semplicemente con nozioni. Credo che sia un grandissimo passo in avanti anche per un livello culturale della società, che è indispensabile per un progressismo democratico all'interno del paese. E credo, spero che Radicali Italiani si inizi ad occupare anche di queste problematiche, e magari al prossimo congresso si avrà una commissione ad hoc sulla riforma della scuola, o anche sulle riforme istituzionali. Poi vedremo a che punto sarà il DDL Boschi. Ringraziamo Rosario Scognamiglio e andiamo ad apprestarci, insomma, a votare, e vi saluto anche io. Ciao.